Allora ragazzi, sì, ho cancellato il commento, però noi ci dobbiamo capire, perché non mi piace apparire come uno che grida. Allora, io vi ho fatto un video di 37 minuti qualche giorno fa, martedì o mercoledì, ora non ricordo, ho fatto un video di 37 minuti dove ho comunicato a tutta la mia community che quel video è Cassazione, è Cassazione. Io la penso così e nessuno mi fa cambiare idea. Quindi vi avviso ancora una volta, chiunque viene a ripetere a pappagallo le cose che sente da Adani, Cassano, Trevisani, Pistocchi, Zigliani, tutta questa merda, da me sarà cancellato. Da me sarà cancellato. Io ve lo dico in faccia, altri che la pensano al contrario mio, o diversamente da me, perché io non sono bianco o nero, anche se sono bianco e nero. Altri fanno le vittime, mi stanno censurando, sono scomodo. Poi cancellano loro stessi i commenti. Quanti ne ho visti di sti cazzari nella vita io? Quanti ne ho visti di sti cazzari nella vita io, che voi non avete idea. E io avrei anche i titoli per smerdarla certa gente. Io avrei anche i titoli per smerdarla certa gente, quindi. Solo che c'è un vecchio proverbio, a fare la lotta con i maiali ti sporchi solamente. Ok? Quindi. Il mio pensiero lo conoscete. Vi piace? Bene. Non vi piace? Amen. Ripetete a pappagallo cose dette da altri? Vi cancello. Vi cancello. Ve lo devo dire ancora una volta? Io, un lavoro ce l'ho. Io, un lavoro ce l'ho. Ve lo devo dire di nuovo? Anzi, per la precisione avrei anche due di lavori. Ve lo devo dire di nuovo? Quindi qui o argomentate, e non mi costringete a chiudere i commenti. Perché c'è gente che argomenta, che dissente civilmente, io gli spiego, e non ripete a pappagallo le stronzate sesquipedali che sentiamo da qualche tempo. Le stronzate. No, fatemi capire una cosa. Quando si compra un calciatore, si fa una formazione, ci siete voi insieme, che siete così sicuri di quello che dite? Ci siete voi insieme? Ma il rispetto dei ruoli nella vita ve l'hanno insegnato? O siete della categoria che quando mio figlio va male a scuola la colpa è del professore? Eh? O appartenete a quella categoria? Ve l'hanno insegnato il rispetto dei ruoli? Avete fatto il militare? Oh, Dio mio, raga, veramente. Non me lo fate ripetere ancora una volta. Chiunque viene qua, per me quello è un argomento chiuso. Quel video è inemendabile, è Cassazione. È Cassazione quel video là. Ok? È inoppugnabile quel video. È il mio pensiero. Vi devo ancora ripetere la frase di Almirante? Ve la devo ancora ripetere? Perché io da quella scuola. Da quella scuola vengo, da quella corrente di pensiero vengo. Se uno non è disposto a difendere le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui, quindi è inutile che insistete. Io non cambio idea. Credete negli oroscopi? Ecco, sono anche del segno della Vergine, Capatosta. Quindi, con me è solo a sfiatarvi a perdere tempo. Volete aggregarvi alla massa? Prego, si accomodi, ma non nel mio canale. Volete aggregarvi alla massa? Prego, accomodatevi. Non nel mio canale. Non nel mio canale. Io non sono Balzarini, io vi mando a cagare. Ok? Fatemi capire una roba, ma provate soddisfazione nel tutti contro uno?
Vi sentite più uomini? Non lo so. L'amorosa non ve la dà. L'amorosa non ve la dà se non partecipate al linciaggio. Non ve la dà l'amorosa. Vi mette le corna? Non lo so. Perché questa è una cosa che andrebbe studiata nelle facoltà di sociologia. Perché le vostre sono turbe mentali, eh? Le vostre sono turbe mentali. Non è più una partita di pallone. Le vostre sono turbe mentali, credetemi. Basta, ho sprecato già troppo fiato per voi. Ribadisco i commenti stupidi perché per me di stupidità si tratta, io li cancello. Io li cancello. Solo che a differenza di qualcun altro che magari ammirate, io ve lo dico in faccia. Io ve lo dico in faccia. Capito? E mi spiace dire queste cose, però qua bisogna tornare a ragionare, tornare a ragionare, ok? E ve lo ripeto per l'ultima volta, di tutti questi profeti del nulla a cui voi date credito, tutti questi profeti del nulla, non ce n'è uno juventino. Riuscite a fare 2 più 2? Riuscite a fare 2 più 2 nella vita o no? Il cazzaro barese, perché certe cose non le diceva quando condivideva lo spogliatoio con quella persona? Perché non le diceva allora certe cose? E dai. Per tutti gli altri, continuate a iscrivervi al canale. Stasera Inter Salernitana, basta, ho già perso troppo tempo. Veramente, sto caca talmente cacato di cazzo per sta storia che voi non avete idea. Basta, perché è diventato veramente è diventato veramente pesante parlare della Juventus, è diventato veramente pesante, ma davvero. Ma ribadisco, a me basta un click e vi cancello, a me basta un click e vi cancello. Non ci perdo tempo. Ci vediamo stasera per Inter Salernitana, magari, o per Torino Lecce, che magari stanno già giocando, poi magari guardo gli highlights. Non so manco chi cazzo gioca stasera. Io poi ieri sera ho fatto il video sul Milan. Veramente, sulla Roma, mi sono sentito veramente rinfrancato e l'ho fatto con immenso piacere, perché so di non incappare nel solito automa che ripete a pappagallo le stesse cose. C'è l'Inter, c'è PSV Eindhoven, Heracles, vabbè, qua non vale manco la pena. Ascoli Cremonese di Serie B, Colonia Werder Brema, che è una bella parte, quasi quasi guardo il Colonia, che è la squadra per cui faccio il tifo in Bundes. Magari al tablet metto in piccolo Inter Salernitana, no? Cosa mi consigliate, ragazzi? Aveva ragione Churchill comunque. Aveva ragione Churchill. Che popolo di imbecilli che siamo diventati. Che popolo di idioti. E mi dispiace, tanti juventini in questo periodo storico eccellono per la loro idiozia. Eccellono per la loro idiozia. Brutta storia aver tolto il servizio militare. Brutta storia, non fosse altro perché si capisce che nella vita c'è un determinato ordine, c'è un determinato rispetto dei ruoli, non ordine, è brutto dire ordine, rispetto dei ruoli, rispetto dei ruoli. Perché a me certe cose mettono davvero tristezza, guardate, e mi spazientiscono. Io quando vedo stupidità non la sopporto, non la sopporto, credetemi. Ve lo devo ripetere di nuovo? Ve lo devo ripetere di nuovo? Per me quello è un discorso chiuso, non cambio idea, non mi convincete, state solo perdendo tempo, ve lo dico proprio con tutto il cuore. E cancello, e ve lo dico in faccia che cancello, a differenza dei martiri di sto cazzo, va bene?
Buon weekend, ragazzi. Buon weekend. E vi do un consiglio, veramente. Prendetela per quella che è. Prendetelo per quello che è. Ok?